Buongiorno a tutti, buon lunedì mattina. Oggi è lo Slim Workout 10 di 21 e un bel panorama oggi voglio condividere con voi per iniziare al meglio la settimana. E questo è un circuito di preparazione all'estate, ci troviamo il lunedì, mercoledì e venerdì live sulle pagine Facebook, YouTube ed Instagram. Il consiglio è quello martedì, giovedì e sabato di alternare, quindi con una bella passeggiata e di mangiare in modo antinfiammatorio. Per riassumere, troviamo il tutto all'interno della rivoluzione metabolica. E a proposito, fai ancora in tempo a comprare le copie perché si trova il libro in tutte le librerie d'Italia. E questa settimana ti svelerò il programma che farò, che condividerò con voi gratuitamente della rivoluzione metabolica già tra 10 giorni, ma è importante avere il libro, poi non mi dite che non ve l'avevo detto. Prima di andare avanti, metti un bel mi piace, condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanellina. Oggi abbiamo bisogno del tappetino e del kettlebell. Io faccio partire il tempo tra poco e vai, da adesso sono 30 minuti. Partiamo con un riscaldamento sulle ginocchia. Contrai bene l'addome e vai su, su, dai, dai, su, bravissimi, su. Contrai l'addome, scaldiamo un pochino le articolazioni, su. Un buon ritmo, dai. 45 secondi di lavoro, 15 secondi di pausa. E lavoriamo allora, dai. Su. 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio, ginocchia larghe. Vai, fra 3, 2, 1, vai. Exercise. Sulle ginocchia, scalda bene. Dai, 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 su. Su. Mantieni sempre contratto l'addome, su, su, vai, 3, 2, 1, stop, vai giù con il plank per il prossimo esercizio, andiamo a lavorare bene sul core. Vai, appunto i piedi, stendi bene le gambe, contrai l'addome e ci sei. Stai qua, solo 45 secondi. Unisci i piedi, le gambe sono stese, contrai i glutei, contrai l'addome e resta qui. Stop. Prossimo esercizio, sempre in posizione di plank, andiamo a ruotare il bacino verso destra e verso sinistra. Tra 3, 2, 1, vai. Exercise. Giù.
3, 2, 1, stop. Cambio. Prossimo esercizio sempre in plank, punta dei piedi e dobbiamo portare un po' in avanti e un po' indietro. Mettiti bene fra 3, 2, 1, vai, piedi in avanti e indietro. Su. Su. Su, su, su. Indietro. 3, 2, 1, stop. Pancia a terra, attenzione a non rimbalzare e andiamo a lavorare sui lombari, quindi sulla schiena. Tre, due, uno, vai, solleva. Stop. Prossimo esercizio, le braccia sono stese, facciamo tre piegamenti sulle braccia, tre apri e chiudi sulle gambe e continuiamo fino allo scadere del tempo. 3, 2, 1, vai, piega, 1, 2, 3, apri, chiudi, 1, 2, 3, piega e 1, 2, 3, apri, chiudi, 1, 2, 3, piega, 1, 2, 3, apri e chiudi, 1, 2, 3, piega, 1, 2, 3, apri e chiudi, 1, 2, 3, piega, 1, 2, 3, apri e chiudi, 1, 2, 3, piega, 1, 2, 3, apri e chiudi, e stop, schiena a terra, dai che tra poco prendiamo il kettlebell, pianta del piede, vai, crunch, vai, fuori l'aria, su, 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 3, 2, 1, stop, prendi il kettlebell, allontana i talloni da terra e vai fino a su, impugnalo bene, metto al petto, 3, 2, 1, vai, su, torna indietro. Su, dai, dai, dai. Su. Su.
3, 2, 1, stop. Ok, prossimo esercizio, facciamo il kettlebell. Andiamo con le mani sotto i glutei, metto al petto, sulle gambe, bassi. Stendile. E vai. Exercise. Su, dai, tre, due, uno, sei, prendi il kettlebell, pianta del piede a terra, poggia il peso sul bacino e solleviamoci spingendo sui talloni, solleviamo i glutei e vai. Spingi bene sui talloni, contrai bene i glutei. Dai. Prossimo esercizio è su e giù. Tre, due, uno, vai. Su e giù. Contrai bene. Su e giù. Su e giù. Su e giù. Prossimo esercizio, unisci i piedi, poggia la parte esterna del piede a terra, allarga le ginocchia, metti il peso sul bacino e resta in bridge. Su, gambe larghe, piedi uniti, è la parte esterna del piede che tocca a terra, solleva in maniera tale che resti, su. Su sempre con le gambe larghe e i piedi uniti. Tre, due, uno, vai. Su e giù. 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 Vai. Su. Su, dai, su, dai, su,
3, 2, 1, stop. Cambio di lato. Kettlebell sul fianco. Dopo 3, 2, 1, vai. Exercise. Resta qui. Stendi le gambe. E resta su. Resta, dai, 3, 2, 1, stop, cambia lato. Resta qua, dai, il peso sul fianco, giù, resisti, e 2, 1, stop. Ok, piedi larghi, fai un piegamento, cammina sulle braccia e ti alzi, punta a terra, su e su, apri e giù, piega, torna indietro e su. Venga, torna indietro e su, dai, dai, dai. Su, 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 3, 2, 1. No, piedi, prendi il kettlebell, andiamo di squat, inspiro quando scendo, espiro quando salgo, vai, entro l'aria, fuori, su, su, su. So, so, dentro l'aria, fuori, so, 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 so. Stop, sumo squat, allarga i piedi, punta i piedi verso l'esterno, quando saliamo ci portiamo a punta di piedi, 3, 2, 1, vai, exercise. E su, giù, e su, 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 su. Su, 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 3,
2, 1, stop. Prossimo esercizio, piedi uniti, pieghiamo le ginocchia leggermente in avanti, la schiena è dritta, il peso parte dal ginocchio, arriviamo ai piedi e torniamo qui, schiena è dritta, giù e su. Se lo fai bene, se ti fai contrarre solo i glutei e non la schiena, su. Il peso non supera il ginocchio, quindi si muove tra i piedi e le ginocchia. Resta qui, schiena dritta, su, 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 su. 3, 2, 1, stop, cambio, piedi alla larghezza delle spalle, il peso lo mantengo a destra, scivolo pian piano verso destra, contrai sempre l'addome, 3, 2, 1, scivolo pian piano e torno su, scivolo e salto, l'addome lo contraggo, su, su, su. Il braccio è morbido, non lavora il braccio, lavora solo il busto, su, scivolo e salgo, scivolo, salgo, su, 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 su. 3, 2, 1, stop, cambio dall'altra parte, rispetta sempre i tempi di recupero, sono importanti, facciamo ossigenare e cambiamo gruppi muscolari dove lavorare, quindi il metabolismo inizia a impazzire, 3, 2, 1, vai, giù e su, giù e su, giù e su, il fegato inizia a liberare il glicogeno, tutte le schifezze che vi siete mangiati ieri, su, e i muscoli penseranno a consumarlo, su, il metabolismo basale si aumenta e se mangiamo bene, quindi favoriamo le fibre, frutta, frutta secca, verdura di stagione, legumi, cereali durante il giorno, quelli integrali, i chicchi, quelli buoni, vedrete che i risultati non tarderanno ad arrivare, su, 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 3, 2, 1, stop. E non sono necessari allenamenti estremi, piedi larghezza delle spalle, le gambe restano leggermente piegate, quindi piegate in maniera tale che posso molleggiare e faccio scivolare il peso verso il petto, quindi schiena dritta, su e giù, le gambe sono leggermente piegate, su e giù, bravissimi, dai, su e giù, ricorda di piegare leggermente le gambe. In questa maniera sentirai una leggera contrazione sui quadricipiti anche, su e giù, ma leggera perché sono leggermente piegate, su e giù, non siamo in squat, su e giù, 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 dai, su e giù, su e giù, stop. Nel prossimo movimento sommiamo lo squat a questo movimento, quindi adesso scendiamo espirando, quando ci solleviamo con le gambe solleviamo anche le braccia come abbiamo fatto nel precedente, 3, 2, 1, ispira e su e giù ancora, ispiro e su, contemporaneamente le braccia distendono, le braccia salgono, su, su, non serve la velocità, è un movimento costante e armonico, su, inspiro quando scendo, espiro quando salgo, su, dai, stiamo iniziando a coinvolgere più gruppi muscolari insieme, su,
e diventa un po' più faticoso. Stop. Passo l'esercizio, unisco un pochino i piedi, non troppo, piego leggermente le gambe e passo il peso come a girare da destra verso sinistra e vai, su, passate il peso, su, gambe leggermente piegate, su, dai, su, ritmo, dai, 3, 2, 1, stop, cambio dall'altra parte. L'ho fatto sempre a sinistra, adesso lo facciamo a destra. Ricordate che le gambe sono leggermente piegate e può aiutarti con il passetto ogni volta che sposti, però vai, su, sposta le gambe leggermente piegate, su, dai, su, sposta il peso, su, dai, continua, e 3, 2, 1, stop, allarga le gambe adesso, rotazione del piede destro, vado a sinistra e sollevo il peso avanti a me, torno, facciamo solo questo, ruoto il piede destro e vado a sinistra col peso, 3, 2, 1, ruoto e va, torno, all'altezza degli occhi, non andare troppo in alto, ruoto e giù, concentriamoci sulla rotazione del piede, rotazione del busto, automaticamente il bacino ruota a sinistra, contraggo l'addome, lavoriamo sulla fascia bassa addominale, su, sulle spalle e sulla spinta della gamba destra che sta andando a sinistra, il peso viene spostato a sinistra e torno al centro, come se fosse una molla, su, e poi andare più veloce, su, su, come potete vedere non è una questione di forza, stop, è una coordinazione esplosiva. Cambiamo dall'altra parte lo stesso, quindi spingo col piede sinistro, rotazione, vado avanti e torno, semplice, 3, 2, 1, vai, su, spingi col piede sinistro, spingi con la gamba sinistra, contrai l'addome, lavoriamo sulla fascia bassa, l'anca si sposta a sinistra e il peso non va oltre gli occhi, su, le spalle lavorano, l'addome lavora, le gambe lavorano e vai, su, dai, non è una questione di forza, altrimenti non ce la fai, su, spingo dal piede, su, le braccia quasi non sforzano, vai, su, torna al centro, su, non andare all'altra parte, torno al centro e spingo, squat, piedi, larghezza delle spalle, 3, 2, 1, vai, giù, e su, su, dai, su,
su, 3, 2, 1, stop. E finiamo in plank. Fino alla fine. Andiamo giù. Tre, due, uno. Vai. Resta qui. Resta, resta, resta. No, resta, resta, resta. Poi c'è il plank. Resta qui. Piedi uniti. Le gambe sono stese. L'addome è contratto. I glutei sono contratti. Resta, resta, resta. Tre, due, uno, continua. Dai. Su, gli ultimi 15 secondi che è finita, dai, su. Su, 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 su. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Complimenti a tutti! Portate a casa anche il lunedì. Esercizio 10, 10 di 21, quindi complimenti a chi ha iniziato il percorso dal primo giorno e sta ancora qui. Chi ha intercettato in questo video per caso e gli piace la struttura del workout, trovi tutti i video numerati, puoi iniziare, ma ricorda di ascoltare sempre il tuo corpo. Io vi ringrazio, respiriamo dentro l'aria e fuori, dentro e fuori. C'è chi ha un metabolismo veloce e chi ha un metabolismo lento, c'è chi a parità di quantità di alimenti, cioè chi brucia e chi invece conserva nel grasso. Da cosa dipende questo? Come faccio a spostarmi del gruppo di persone che bruciano, dissipano in calore l'eccesso alimentare? Come posso fare? Beh, devi aumentare il numero dei mitocondri, devi aumentare l'ossigenazione, quindi devi allenarti, devi tonificare i muscoli. Il tono muscolare è il conto in banca della salute. Non ce lo dimentichiamo, se a questo associamo una buona alimentazione e una buona gestione delle emozioni, non scappiamo, il corpo tende alla salute. Quindi mi raccomando, condividi il video, metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao!